due come me e te, no? Come ci entrano dentro l'inquadratura? Cioè, tutto bello, no? Noi abbiamo questa cosa figa, tutto abbiamo fatto... Bellissimo. Però, praticamente, io non ci entro e tu copri metà dei giochi. Io diciamo alla regia che non c'ha senso tutto questo. Bentornati su Canale Rolling. Ciao. Oggi siamo qui a fare il video di un gioco importantissimo. E il cane appogato contro la porta. Specifichiamo intanto che il video di oggi è un video tutorial. Sì. E specifichiamo anche che è il mio primo video tutorial, quindi probabilmente tra la qualità del signor Gianluca Pica e la qualità nostro, cioè. Però ci tenevamo. Ci può capire la differenza. Esatto, ci tenevamo. Vai, estraio. Parliamo di. Ed è caduto anche un dado! Solo anche me. È un gioco onirico, sì. Mi sento di dire onirico. Sì, competitivo, dove fino a 5 giocatori dovranno vivere le ultime 12 ore di vita e dovranno prendere decisioni importanti su come passare le loro ultime ore. Esatto. Queste 12 ore possono essere passate facendo azioni malvagie, buone, vivendo i più bei ricordi della vita, cercando di dare un come senso a questa fine, o come anche i più brutti. Adesso inizieremo a fare il tutorial. Sì. Piazza la plancia d'orologio al centro del tavolo e poni il segnalino tempo sull'ora 1 in una partita a 2 o 4 giocatori, sull'ora 3 in una partita a 5 giocatori. Preparate il mazzo eventi prendendo casualmente 11 carte evento e mescolandole a una carta reboot. In 5 giocatori le carte evento saranno 9. Aggiungete sul tavolo le carte visione. La loro posizione cambia ad ogni partita. Nel regolamento trovate diverse varianti. Le carte visione sono divise in due parti: l'affinità verso un sentimento e il potere della visione. Distribuite poi a ogni giocatore i differenti set di segna visione e lo schermo del colore scelto. Distribuite ad ogni giocatore le due carte iniziali, La vita è un viaggio e Scatola dell'anima. Dopodiché pescate dal mazzo carte Remnant 3 carte per ogni giocatore. Così facendo, ogni giocatore ha ora in mano 5 carte. Infine prepariamo il mazzo di carte Gestalt. Prendete un numero di carte pari al doppio del numero di giocatori, in questo caso 8. Preparate la riserva dei sentimenti. Durante la partita questa riserva verrà chiamata sistema. Il sistema è composto da sentimenti positivi, di speranza e di nostalgia. Sentimenti neutrali, la rassegnazione. Sentimenti negativi, la disperazione e la follia. Durante il gioco ci saranno 3 tipi di karma. Il karma positivo, composto da speranza e nostalgia. Il karma neutrale, composto dalla rassegnazione. E il karma negativo, composto da disperazione e follia. Infine preparate anche la riserva dei marchi di Sol. Assegnate poi il segnalino primo giocatore. Il gioco si svolge in round consecutivi. Ogni round è diviso in 5 fasi che devono essere svolte in quest'ordine. Fase evento. Il primo giocatore gira la carta evento e la risolve. Le carte evento mettono il giocatore davanti a una scelta. Nella carta a destra, per esempio, il giocatore dovrà scegliere tra due opzioni, una buona e una meno buona, che porterà a un bonus o a un malus. A sinistra, invece, la carta metterà tutti i giocatori davanti a una scelta e anche qui, come potete vedere, ci sarà da scegliere un lato buono o un lato malvagio. Una volta risolta la parte superiore della carta evento, andremo ad assegnare ad ogni carta visione il sentimento indicato dalla carta evento. In questo caso, un sentimento buono e un sentimento malvagio.
Poi c'è la fase scelta. In questa fase i giocatori scelgono in quale visione vogliono spendere il proprio turno. Ogni giocatore sceglie segretamente e simultaneamente un segnalino visione, la cui illustrazione corrisponda a quella della visione che vuole visitare. Quando tutti i giocatori hanno fatto la loro scelta, la rivelano contemporaneamente. Passiamo poi alla fase ostacolo. A partire dal primo giocatore in senso orario, i giocatori possono in questa fase giocare una carta contrassegnata con questo simbolo. Si passa poi alla fase visione. Iniziando dal primo giocatore, tutti i giocatori svolgono le seguenti azioni nell'ordine indicato. Tutti i giocatori risolvono l'effetto specifico indicato dalla carta visione scelta. Dopodiché, passate alla fase assorbimento. Ogni giocatore può effettuare solo una di queste azioni. La prima è raccogliere fino a due sentimenti che si trovano nella visione scelta. La seconda è raccogliere un sentimento dal sistema che sia corrispondente all'affinità emotiva della visione. Può prendere un marchio di sol dal sistema. Può pescare una carta remnant dal mazzo. Terminata la fase assorbimento, i giocatori possono poi giocare carte Remnant e Gestalt. Le carte Remnant si dividono in tre parti. La parte alta, dove ci sono i punti consapevolezza, che saranno punti vittoria a fine partita. Il costo in sentimenti, che si trova al centro della carta. E infine l'effetto, in basso. Le carte Remnant sono di tre tipi. Il primo è con effetto immediato. Appena giocata la carta si applica l'effetto. Il secondo, ostacolo, si riconosce dall'orologio stampato sulla carta. E infine le carte a effetto continuo. L'effetto si applica finché la carta resta in gioco. Le carte Gestalt sono simili alle carte Remnant. In alto hanno i punti consapevolezza. Centralmente c'è il costo in sentimenti. E in basso l'effetto della carta. Come ultima fase, i giocatori possono spendere i marchi di sol. Durante il gioco ci sono tre modi per spendere i marchi. Il primo viene chiamato osservazione. Spendendo un marchio di sol, il giocatore dichiara un karma, positivo o negativo, e pesca dal mazzo Gestalt, la prima carta. Se la carta ha un karma in comune con quello dichiarato o un karma neutrale, la carta viene pescata. In caso contrario, la carta viene scartata fino a che il giocatore non incontrerà una carta con karma dichiarato o karma neutrale. Il secondo modo per spendere i marchi di sol viene chiamato stabilizzazione del fenomeno. Se una carta reboot viene pescata, un giocatore può spendere un marchio di sol per ignorare gli effetti della carta. Ultimo impiego per i marchi sono i punti consapevolezza. A fine partita, ogni tre marchi di sol posseduti fanno ottenere al giocatore un punto consapevolezza. Quando scoccano le 12, l'umanità cesserà di esistere per sempre. Scoccata la 12esima ora, il gioco ha fine. I giocatori contano i punti consapevolezza forniti dalle carte Remnant e Gestalt giocate durante la partita. Sommano al punteggio la catena del karma. Se un giocatore ha giocato solo carte con lo stesso karma, ottiene un punto consapevolezza extra per ogni carta con quel karma che si trovi sul lato del campo. Attenzione però, le carte karma neutrali non contano. Aggiungete poi un punto consapevolezza extra ogni 3 marchi di sol. Sottraete poi un punto consapevolezza per ogni carta ancora non giocata che vi rimane in mano. Chi ha più punti è il vincitore. Tutorial finito. Cosa si può aggiungere a tutto questo? Come gioco è bello di fare tante cose, diciamo che per come avevo sentito è immersivo, però non mi è sembrato poi così immersivo. Oddio, qualcosa sul personale te lo fa sentire. Esatto, bravo, questo volevo dire. È un gioco con delle meccaniche semplicissime. Il gioco viene gonfiato, il termine gonfiato mi viene proprio al fatto perché è un gioco che va di fantasia. Se vi basate soltanto sulla carta e sul semplice scegliere A o B, secondo me perde senso il gioco. Io mi immergo tanto nei giochi, mi ci immedesimo e mi prendevo a male a prendere determinate decisioni.
soprattutto visto che tante volte sei obbligato a prendere decisioni malvagie o discutibili, più che malvagie, dal mio punto di vista. Quindi alla fine dell'ora di gioco, ora e mezza di gioco, rimani... Io sono rimasto incantato, però mi sono reso conto che mi sono rimasto incantato dall'ambientazione, da quello che crea il gioco, non dalla meccanica. La meccanica, come avete visto, è facilissimo. Purtroppo la qualità prezzo mi ha lasciato amareggiato. Su questo concordo. Perché la scatola è una scatola semplice, non l'abbiamo messa da parte, è una classica scatola. Carte ok, però... non lo so. Sul prezzo è troppo. Esatto. È comunque un gioco che vi consiglio se siete appassionati di Onirici, se siete appassionati di un Dixit, di un Sesto Senso, di un... di giochi dove le emozioni fanno da padrone. A me piacciono, personalmente piacciono, e un gioco che comunque a Modena Play è arrivato non so con quanti voti, non riesco a ricordarlo mentalmente, ma secondo significa che è piaciuto, comunque alla maggior parte dei giocatori piace. Quindi niente, video finisce qui, vi ricordiamo come ogni video di... Commentare. Sì. Mettere il like al video, sì, iscrivetevi al nostro canale e si sente il canale starnutire, far mettere il starnutire ancora. Quello era il punto 4. L'hai detto. Commentare, mettere mi piace, iscrivervi al nostro canale e lasciare un commento, mi raccomando. Ma non solo, condividere. Neanche i miei si ricordano, io non condividete, lascia stare, non fa niente. Se volete, se non siete veramente i cani. Ma perché però? Perché oggi con l'odio? Perché lui fa sempre il buono su Solo Me World e adesso con l'odio. E quindi, ciao e passiamo di ciao.